Ecco, Paolo Gatti, Paolo, tu mi stai simpatico. Te l'ho detto più volte, e non voglio fare rapporti con altri amici tuoi, non ne voglio parlare, perché poi quel signore ci capiterà, prima o poi ci capita, attenzione. Ecco, mi sei simpatico perché tra l'altro sei, lo posso dire privatamente, sei il figlio di Tonino Gatti, che mi chiamo a fare segretario generale al Comune di Teramo. Onore a lui. Quando gli andai a fare il segretario al Comune, la prima cosa che mi disse lì, dice, guarda, Peppe, il segretario, gli ebbero a fare le cose serie e le cose oneste, dobbiamo dare una repulita. E lo fece. Anche con gli amici. Non vi so raccontare i particolari perché i particolari poi, e infatti con Nino Gatti è ben voluto a terra, è una persona che tutti amano. E Paolo Gatti, ma sta simpatica perché anche perché l'ho finito niente. Va bene? E io ho avuto il piacere quando Cristina me lo disse che tu venivi, ho avuto il piacere perché parlare con te, lo ha detto Carlo prima, è una persona obiettiva, capace anche di riconoscere determinate situazioni. Non dico di sbagli, per carità, ma comunque di considerare e discutere democraticamente l'azione che si fa a livello politico e penale. Io adesso vorrei sentire da te questo pensiero che hai espresso già altri anni presso altri. Grazie. Intanto buonasera a tutti, grazie per l'invito che ho raccolto molto volentieri, spero di poter rimanere anche fino alla fine e per favorire la mia permanenza cercherò di essere breve così poi lasciamo spazio al dibattito. Cercherò anche di dimostrare di essere simpatico, ma non a livello di mia madre che non ha la sua simpatia, cercherò di difendermi e quindi di esserti simpatico diciamo, in maniera autonoma. Ringrazio, saluto Carlo Costantini anche per le gentili espressioni che mi ha rivolto e devo dire che ho condiviso stasera molte delle cose che ha detto e visto che ci facciamo delle gentilezze vorrei dirgli perché lui non lo dice. Io di lui una cosa ho apprezzato, poi ovviamente al netto della durezza di quello che poi è il confronto anche in consiglio regionale, io ho apprezzato quando lui da deputato si è dimesso per fare il consigliere regionale perché era stato candidato presidente, aveva perduto, però aveva preso un impegno con gli elettori, poteva rimanere in Parlamento, ha scelto di venire in consiglio regionale. Vi dico che non deve essere stato facile e credo che altri al suo posto non avrebbero fatto così. E quindi questo forse non te l'avevo mai detto e te lo dico, mi fa piacere dirtelo questa sera. Il tema è molto importante, per quello ho accettato di venire ed è anche molto, molto attuale. È anche un tema difficile, quindi io forse dirò quello che penso, come sempre, magari non tutto potrà essere condiviso. Intanto i partiti sono morti da 20 anni. Sono morti sostanzialmente con la caduta del muro di Berlino nell'89 e Tangentopoli. Con la caduta del muro di Berlino hanno perso il loro significato ideologico. La Democrazia Cristiana, il Partito Comunista, il Partito Socialista hanno perso il loro significato ideologico. Nel breve volgere di qualche anno non hanno saputo ricostruire una loro prospettiva, una loro ragione d'essere. Sono degenerati in qualcosa di non aderente a quello che è il dettato costituzionale, poi è arrivato Tangentopoli ha finito di spazzare via i partiti tradizionali, quelli del XX secolo, e poi è successo che sono nati noi partiti che però li chiamiamo partiti, ma in realtà possiamo chiamarli indifferentemente clan, li possiamo chiamare comitati elettorali senza regole, spesso senza o con poca democrazia interna, chi più chi meno, insomma, partiti che hanno smesso di svolgere la funzione principale di formazione della classe dirigente, no? Voglio dire, con tutti i loro limiti, partiti storici, dal DC, il Partito Comunista, formavano una classe dirigente, almeno le ragazze erano interessate all'impegno civile, facevano dei corsi, indottrinavano in alcuni casi, però svolgevano questa funzione. E quindi abbiamo avuto dei finti partiti, delle sette, come dice Carlo,
delle bande con poche regole, e adesso lo stiamo scoprendo con chiarezza, ma insomma, diciamoci, lo sapevamo che ci trovavamo di fronte a una situazione di questo genere, rispetto alla quale l'antipolitica non è ovviamente la soluzione. L'antipolitica ci è utile se ci serve per capire che ci vuole una politica migliore. Per esempio, in questi giorni il dibattito sul finanziamento dei partiti, io unisco le due cose, finanziamento dei partiti e legge elettorale, che poi vedete alla fine nei comuni, nelle regioni, uno può scegliersi il suo candidato sindaco, il suo candidato presidente, si può scegliere il consigliere comunale, ha un punto di riferimento la persona a cui può dare e poi può togliere la fiducia, qualcuno con cui poter parlare, con cui poter anche protestare. Poi dopo però a livello nazionale, e secondo me questo è uno dei motivi della crisi che sta esplodendo, no, non sappiamo quasi neanche più chi sono i nostri parlamentari. Io mi sono divertito più volte sapendo che il PDL aveva 11 parlamentari abruzzesi, 7 deputati e 4 senatori, per fare il conto se ne riuscivo a dire tutti. Io, facendo l'assessore regionale, dovrei conoscerli tutti. Al sesto settimo io mi impiccavo, quindi 4-5 proprio non mi venivano in mente a me. Quindi figuriamoci ai cittadini. Allora l'antipolitica ci deve servire per migliorare la politica, perché attenzione, noi abbiamo delle buone ragioni per essere arrabbiati rispetto ad alcune classi politiche, forse alla gran parte della classe politica, a molti politici, ma non dobbiamo confondere questo sentimento di negatività con la politica, che la politica è una cosa della quale non possiamo e non dobbiamo fare a meno, altrimenti cosa c'è dietro l'angolo? Carlo ha parlato di grillo, per carità, protestare è semplice, poi costruire qualcosa è molto più complicato. Ci troviamo in una situazione in cui non sappiamo più neanche se il mondo al quale ci siamo abituati è un mondo politico bipolare, tu di che sei, di destra o di sinistra, al massimo di centro, ma diciamo destra, non sappiamo neanche più se sarà così nei prossimi mesi e nei prossimi anni. E vorrei dire, io non so neanche se sarà un male questo, perché guardate, io ho sempre pensato che il bipolarismo fosse un valore, due proposte politiche, scelgo una, mi piace, sbagliato, cambio la volta dopo, un sistema semplice per i cittadini. Però in Italia il bipolarismo purtroppo non si è declinato come nelle moderne democrazie, come gli Stati Uniti, con tutti i suoi difetti del paese, l'Inghilterra. No, in Italia il bipolarismo è assomigliato molto al bipolarismo venezuelano. Dove ci sono il Blancos e i Colorados, no, è famosa, no? Una volta che vincono il Blancos si impiccano i Colorados, li ammazzano. Quando vincono i Colorados scacciano le pistole e sparano il Blancos. Il nostro concetto di bipolarismo in questi 20 anni è stato Berlusconi contro Berlusconi. È vero, diciamoci questo. Bene, e non è servito a nessuno, non è servito ai cittadini, non è servito alle comunità. Se un bipolarismo è serio nella misura in cui ci sono comunque delle cose condivise, dei valori di base, i valori della convivenza civile, regole fondamentali, un minimo comune denominatore, e poi si discute, si hanno idee diverse sulle ricette economiche, sulle grandi questioni, allora sì, ma in Italia forse non siamo maturi per questo, o almeno abbiamo dimostrato questo in questi anni, di non essere maturi per un dibattito civile tra due parti. Quindi può darsi pure che le categorie destra e sinistra, aveva detto Popper, 30 anni fa Popper aveva già detto che destra e sinistra sono categorie morte, vuote, nomi di contenitori. Allora ricominciare da dove? Ricominciare intanto, come dice Cristina, a credere in qualcosa. A credere ovviamente non nella democrazia dei partiti che è morta, ma credere nei valori, nella,
quello di buono che c'è nella società, nel fatto che lo Stato debba arretrare, perché il nostro Stato, parliamo da 20 anni, è sempre più invasivo nella nostra vita, ai valori rispetto ai quali ciascuno di noi crede. Dopodiché l'esperienza delle liste civiche è un'esperienza che ha fatto bene, bene. Ma perché ha fatto bene? Per la, come posso dire, per il valore di novità che spesso ha portato con sé, per il valore di entusiasmo e anche per il valore di rimozione degli steccati, che spesso in tante piccole comunità uno che era di destra e uno che era di sinistra si parlava. No, pur condividendo le cose ed essendo amici e pensando le stesse cose, non potevano candidarsi insieme, non si potevano candidare insieme. E invece le liste civiche in tante realtà hanno messo insieme storie diverse per il bene delle comunità. Tante altre volte succede la cosa contraria. Gente di Lavezza, di centro-sinistra, nello stesso paese, si odia e non è in grado di costruire un progetto e fanno due o tre liste diverse, alle sinistra come a destra. Allora la lista civica spesso ha avuto questo, e ce ne sono alcuni esempi, questa di Bociano ha fatto un buonissimo risultato, Abellante ha fatto un risultato straordinario, ma ce ne sono delle altre ancora che hanno persino vinto sconfiggendo i partiti tradizionali, che io non demonizzo, attenzione, io demonizzo per come si sono declinati. Prima ho detto, parlo di finanziamento ai partiti e legge elettorale. Legge elettorale ho parlato. Di finanziamento ai partiti vi dico una cosa che vi può sembrare strana. Io non sono per l'abolizione del finanziamento ai partiti, perché la democrazia ha dei costi, ma io sono perché i partiti abbiano dei rimborsi che non siano superiori di un euro a quello che dimostrano di aver speso per fare campagne elettorali e per alimentare la democrazia. Ed è giusto che siano così e che magari diventino associazioni riconosciute, quindi con dei controlli, perché altrimenti, guardate, te lo dico, ho detto all'inizio che potevo dire anche qualcosa che non sarebbe piaciuta, se noi eliminiamo i rimborsi, cioè se il partito spende 10 e lo Stato non gli dà quei 10, ma chi lo fa partito? Chi lo fa? Uno che ha in tasca 10, 20, 30 milioni di euro di suo? Oppure uno che quei soldi se li deve far prestare da qualche casa farmaceutica o da qualche grande colosso imprenditoriale? E poi cosa deve fare? Perché io non conosco gente che ti regala 10, 20, 30 milioni di euro in cambio di niente. Allora, siccome i politici, i rappresentanti dei cittadini, devono rappresentare i cittadini e non altre cose, è giusto che abbiano rimborsi, ma che siano rimborsi. Tanto ho speso per alimentare la democrazia e tanto mi viene restituito. Basta con i partiti che fanno investimenti in bot, in CCT, in immobili. Ma che roba è? Allora, questo può essere l'intanzario. Allora io credo, almeno questo è il mio modo di vedere le cose, perché non ne vedo altre, la politica in qualche modo si deve declinare, la politica è un po' nobile e senza non possiamo stare. Tanto più che io, nella mia ormai non brevissima carriera politica, 13 anni, ho conosciuto evidentemente nell'ambito politico delle persone che avrei fatto meno conoscere, però poi ne ho conosciute anche di altre, ve lo posso dire tranquillamente, oneste, capaci. Poi adesso qualcuno mi chiede, ma erano di più quelli onesti e capaci o ne erano di meno? Non lo so, non porto i conti, ma io ho visto persone anche molto serie lavorare 15-16 ore al giorno per la comunità, come dice Gatto, mettendoci la faccia e magari qualche volta anche sfregiandosi la faccia. Quindi su questo dobbiamo essere corretti. Quindi io credo, bisogna credere nella politica, ma bisogna capire che il sistema dei partiti è morto, dobbiamo registrare la morte di questo sistema. Ovviamente non possiamo essere noi da Mociano né dall'Abruzzo a ricostituire un sistema, noi guardiamo con occhio attento. Io in questi 13 anni ho fatto vita di partito, ma molto poca, per la verità, ne ho fatto quasi sempre
vita da amministratore, adesso la regione, prima il comune, però guardiamo con occhio attento quello che si muove, e siamo soggetti attivi, ci stiamo dentro, fino a quando riteniamo che il sistema possa essere migliorato, cambiato e ci possa consentire di dare poi risposte ai bisogni dei cittadini, non è che ce l'ha ordinato il medico. Se io mi rendo conto che il sistema politico, così come si evolve, non mi dà la possibilità di agire, già le leggi che sono state fatte, come diceva Carlo, dove il politico fa soltanto l'indirizzo e il controllo, si fa per dire, perché non ha neanche tanti strumenti per farlo, e poi spesso oscuri funzionari e dirigenti gestiscono e non rispondono. Per me la Bassanini una legge da cancellare, da dare fuoco alla Bassanini, dare fuoco, perché se noi ci candidiamo e se noi ci esponiamo al giudizio dei cittadini, il cittadino ti vede come suo rappresentante, tu lo devi poter rappresentare e devi assumerti la responsabilità integrale di quello che vai a fare. È troppo facile, ci sono 40 beoti che mettono la faccia e gli altri che si divertono, non funziona così. Comunque il messaggio mio positivo di speranza è: cerchiamo di credere, guardiamo con attenzione quello che succede, non confondiamo il brutto esempio che spesso ci viene da alcuni politici, da alcuni parapolitici, anche da alcuni partiti. Segnaliamo con la penna rossa questo, ma siamo in attesa di uno scenario nuovo in cui si possa ricominciare a credere nella politica, perché diversamente noi non andiamo avanti, non ci sono altri strumenti e c'è soltanto, come posso dire, la vogliazza generalizzata, il lamentarsi non ci serve, i nostri genitori, i nostri nonni non ci hanno insegnato che con il lamento possiamo andare avanti. Grazie. Allora, noi abbiamo